Grazie, io mi volevo con una piccola parentesi riallacciare a questo discorso, a questi discorsi di quest'anno. Io sono entrata proprio da pochissimo in questo team sostenuto da Carmelo e mi rendo conto che c'è tanta voglia di portare avanti la sagra, soprattutto da tanti giovani che hanno preso questa situazione come una missione veramente sentita. La sagra è nostra, la sagra di Agrigento, e io lodo tutti questi giovani che stanno stringendo i pugni per portarla avanti. Grazie a tutti. La parola più matura per concludere, Arturo Cantella, Televideo Agrigento. Allora Arturo. Io solitamente le interviste le faccio, ecco. Quindi sono un po' emozionato. E allora la mia curiosità di giornalista mi porta a chiedere chi sei. La faccio io. Io sono Dominga. Siccome non ti conosco, e allora da dove vieni, che esperienza hai avuto? Questa non è la mia prima esperienza, ovviamente Carmelo ama circondarsi di persone che sappiano fare il proprio lavoro. Io ripeto, non mi trovo nella mia prima esperienza, spero che con me vi state trovando abbastanza bene, spero che altrettanto sia per me. Non me l'aspettavo questa domanda. Io ho finito. Grazie. Il mio motto è, quando Carmelo mi ha chiamato, è stato quello: ok, ci divertiamo. E questo sarà, perché la sagra è un momento da condividere insieme, è anche un momento non solo di folklore, di arte, ma anche un momento di divertimento. Questo. Grazie. Soddisfatto, Arturo? Soddisfatto, va bene. Bene, grazie Arturo, simpaticissimo. Dominga, vedi che intervistato da Arturo è un onore. Allora, io di solito seguo la politica, no? Sì. Faccio la politica su Televideo Agrigento, oltre a fare altre cose. Allora, il mio invito, oltre che chiaramente ringraziare Carmelo Cantone per la sensibilità che ha avuto nell'invitare anche noi giornalisti che parliamo quotidianamente della sagra, è quello di fare un appello ai politici. Ne abbiamo tanti. Ecco, levare la sagra, giunta alla 64esima edizione, da questa precarietà finanziaria. Oh, questo è... Ecco, questo è un appello forte che io anche nelle mie trasmissioni quotidianamente faccio, anche quando non si parla di sagra, però glielo ricordo sempre. Abbiamo tanti assessori, quest'anno ne abbiamo 3, bisogna ringraziarli perché loro fortemente hanno spinto il presidente Lombardo a finanziare la sagra. Ecco, perché continuare ancora con questa precarietà? Loro sono lì, noi li abbiamo eletti e pretendiamo che questa sagra abbia una sicurezza finanziaria anche negli anni. E poi dico, la sagra si deve fare perché appartiene ad Agrigento, sono contrario a quelli che quest'anno non stanno al ponte di comando e l'hanno fortemente criticata. La sagra è Agrigento, io non sono agrigentino perché ormai sono tanti anni che sono ad Agrigento, i miei figli sono agrigentini, anche loro hanno partecipato ai gruppi. E la sagra bisogna fare perché fa parte del DNA di Agrigento, e che la sagra vada avanti per altri 100 anni. Si vede. Auguri, auguri a tutti e viva la sagra. Nino Reginella. Ti faccio una domanda importante, è sì. Quella che appunto pochi soldi ma spesi bene molto probabilmente. C'è fuori la creatività, l'immaginazione, ciò significa che anche con un budget minimo le cose si possono fare. Quindi diciamo la buona volontà. La creatività siciliana. Quindi allora prendiamo un lato positivo di questo momento particolare. Cosa è da apprezzare, quello che Carmelo già mi aveva detto molto tempo fa, che vuole avvicinare la sagra agli agrigentini, e lo sta dimostrando mettendo la disponibilità del palcoscenico gli artisti agrigentini. Benissimo. Si vede che sei un giornalista. Grazie, grazie. Amica, guarda, in seconda fila. Sì. Io noto una persona. Io volevo arrivare proprio là. Va bene. Volevo avvicinarmi ai genitori, al papà di Daniele Magro. Facciamo un applauso. Grandissima soddisfazione per la strada che sta seguendo Daniele, brevissimo, e di questo veramente gliene dobbiamo dire tante di cose, però noi ci soffermiamo un attimino qua. Complimenti ancora per il bel figliolo che ha. Invece lei che cosa si aspetta da questa sagra dal punto di vista di un papà che ha un figlio lontano e che vive però contemporaneamente questo momento importante per la nostra città di Agrigento? No, vabbè, io dico questo, che
Vedo Daniele solo qualche minuto dopo la trasmissione, perché come sapete praticamente loro sono praticamente blindati dentro lo studio, quindi i contatti non è possibile farli con telefono eccetera. Io l'ho sentito lunedì sera, eravamo lì dopo la trasmissione, mi ha detto ma la sagra si fa? Era contentissimo il fatto che si faceva e che dispiaciuto che non può vederla. Niente, quindi praticamente gliela racconteremo. Sicuramente, noi siamo orgogliosi comunque di avere un nostro rappresentante della città di Agrigento che porta avanti il nostro buon nome in parti più alte, diciamo, dell'arte. Grazie. Grazie. E salutatecelo da parte nostra. Mi raccomando, votatelo perché così lo portiamo sempre più avanti. Io vi volevo confessare una cosa. Alcuni giorni fa al comune di Agrigento, mentre facevamo i preparativi, il sindaco dice dobbiamo scendere un attimo perché c'è la conferenza stampa di Daniele Magro, dobbiamo fare questa cosa. Allora siamo scesi. Dovete organizzare la sagra, avendo, come abbiamo dimostrato, tutta l'intenzione di valorizzare i talenti agrigentini. Io dissi a Lillo, mio vecchio amico, antico mio amico, dissi Lillo facciamogli fare un passaggio, dico stai tranquillo che gli facciamo fare un passaggio alla sagra. Fermiamoci un attimo, io non vedo televisione, non riesco a vedere televisione, quindi non sapevo assolutamente che se Daniele fosse stato qui stasera, non voglio neanche pronunciare quello che succedeva. Allora Lillo mi guardò male, Carmelo dice ma tu mi vuoi male? Mi informai poi perché voleva. E infatti io voglio dire questo, non solo siamo felici che Daniele non è qua, siamo felici che Daniele abbia saputo che la sagra si fa e che anche questa notizia gli serva da energia. E poi votiamolo, è un agrigentino.